Allora passiamo la parola a Gianfranco Bianchi, il presidente della Camera di Commercio della Spezia. Buonasera. Innanzitutto veramente complimenti alla cooperativa per aver prodotto questo libro, ma complimenti all'autore, complimenti al fotografo. Scorrendo le foto, volevo cominciare da un'altra cosa, invece sono stato colpito, perché sfogliando il libro la prima volta non lo percepisci. Guardando lo scorrere delle foto ho notato una cosa importantissima. Sono fotografie senza tempo. Sono fotografie che nessuna di queste fotografie si colloca in un periodo preciso. Fateci caso, riguardatele con attenzione. Ci sono tre elementi: l'uomo, il prodotto, le barche in mezzo. Bene, nessuno dei tre elementi è collocabile. Questa è una forza dell'autore che ha saputo immortalare delle fotografie per dire che questa è la storia che è cominciata, che arriva oggi ma non è mai cambiata. Questo è il senso che io colgo. E guardate che queste foto sono belle da questo punto di vista, perché di tecnologico, di ipertecnologico non si vede niente, perché le barche sono quelle ormai che hanno qualche decennio di vita, non sono mai state cambiate, non c'è mai stata l'esigenza di cambiarle con dei mezzi super veloci, dei mezzi super... Lo stesso il prodotto, il maneggiare le reste da parte dell'uomo è sempre quello, come ci ricordiamo noi ragazzi, da bambini che frequentava la Marina Canaletto, è sempre lo stesso modo, è sempre la stessa tradizione. C'è stato un rifiuto netto di utilizzare dei mezzi di nuova tecnologia, tipo le vasche alla francese, tipo queste, è rimasto quello, e l'uomo è sempre quello, è segnato dal vento, dal mare, dalla fatica, dal sole, sempre quello. Questa è la forza, secondo me, che racchiude di questo libro ancora di più, e è la forza di tutti voi, di tutti coloro che hanno realizzato questa storia. E riprendendo un passaggio del sindaco, è vero, se ne parla troppo poco, i muscoli, a me piace chiamarli muscoli perché sin da bambino hanno sempre chiamati muscoli, per me saranno sempre i muscoli e i muscolai, tra virgolette. Ha bisogno come prodotto di essere conosciuto. Se noi facciamo un'indagine tra i consumatori, tra i cittadini, e chiediamo cosa sono i muscoli, tutti dicono è un prodotto commestibile, di buona qualità al nostro, va meglio il nostro che quello di Chioggia, meglio il nostro che quello spagnolo, però è un prodotto. Se lo chiediamo a chi ha respirato una certa storia negli anni passati, i muscoli, gli viene in mente una storia di questa nostra città, una storia importante. Io ho avuto la fortuna di vivere la mia infanzia al Canaletto, alla Marina Canaletto. Sono andato a scuola elementare con parecchi di voi, parecchi dei figli vostri, parecchi degli amici al Canaletto. E mi ricordo un fatto, che la marina, i pontili, le baracche, non erano solo un punto di appoggio delle barche quando arrivavano a terra e di scaricare i muscoli, ma era un punto di aggregazione, era un punto di vita. I pontili erano la vita di un quartiere e le baracche erano la vita di un quartiere. Ovviamente non tutto si può mantenere, i tempi cambiano, però la forza è stata quella di aver cambiato, di aver preso parte a questo passaggio epocale che è in atto, interpretarlo al meglio, però aver saputo mantenere quella che è la tradizione di un processo, un procedimento, quello che è la tradizione della qualità di un prodotto, quindi aver puntato sempre più sulla qualità che non sulla quantità. Questo è il grande pregio che bisogna dare atto ai muscolari. Vi è stato anche un passaggio generazionale, non vi è dubbio che vi è stato, perché ragazzi, non vi tengo dicendo dei nomi storici dei muscolari, che ero bambino, sei anni, quando mi ricordo le varie generazioni che sono succedute, che ho avuto la fortuna di conoscere tutte, come oggi conosco quelli attuali. Passaggio generazionale c'è stato, non si è percepito all'esterno, però si percepisce dall'azione. Perché si percepisce dall'azione? Perché il dinamismo di quest'ultimo periodo, il lavoro di quest'ultimo periodo e lo sforzo della cooperativa nel proporsi fuori dall'ambiente suo stesso, ma proporlo alla città, proporlo al mondo, proporsi in modo nuovo e innovativo, non solo producendo il muscolo, ma lavorando con la filiera corta, col chilometro zero, accendendo a dei mercati a cui prima non accedeva, dando
un valore aggiunto. Queste sono tutte cose che chi come noi si cura dell'economia, sono cose importanti che poi hanno le ricadute e si percepiscono. Questo è un altro grande aspetto. Poi, non ultimo, oltre al muscolo, a tutte le lavorazioni che vi dicevo, si sono aggiunte le ostriche, che questo è un grandissimo valore aggiunto. Guardate, durante Liguria da bere avevo coniato un motto: i francesi hanno le ostriche con lo champagne, noi abbiamo le ostriche con il vermentino, non siamo della metà dei francesi, abbiamo anche il vino, non abbiamo solo il prodotto di mare. Questo è un binomio, secondo me, che andrà valorizzato sempre di più, perché è un binomio del nostro territorio. E il territorio, per crescere, siccome credo che sia inevitabile, abbiamo anche sentito il presidente Forcieri, ma anche gli altri sindaci, Caluri, Federici, stiamo puntando sempre di più sulla diversità, ma una diversità targata sempre di più turismo. Beh, il turismo oggi non è solo vendere pacchetti, è gustare il territorio, perché la gente che viene da noi vuole gustare il territorio a 360 gradi, vuole capire della storia, della cultura di un posto, dei suoi prodotti. E in questo la crescita che state facendo come cooperativa credo che sia una crescita importante. Chiudo dicendo questo, sono usciti 3 giorni fa dei dati nazionali sul PIL prodotto dalla Blue Economy, dall'economia del mare. Bene, Spezia è terzo posto nazionale e credo che voi partecipiate a questa crescita in grande parte. Grazie.